Va bene, adesso giriamo pagina e parliamo di matrimoni falsi, falsi matrimoni. Sì, perché ci sono matrimoni combinati tra italiani e stranieri che pagavano, pensate, fino a 8.000 euro per ottenere il permesso di soggiorno. E allora, vediamo questo servizio. Quando si è sposata tua sorella? È stata la Guardia di Finanza di Livorno a scoprire questa ultima truffa che avrebbe portato alla celebrazione di 24 matrimoni, 5 le persone arrestate e ben 56 gli indagati. Allora andiamo subito a Livorno, dove per noi c'è Vittorio Introcaso. Vittorio, che cosa sei riuscito a scoprire di questa vicenda? Marcello, buongiorno, anzi buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti. Beh, insomma, le indagini sono ancora in corso, i numeri li hai dati te poco fa, appunto 24 presunti matrimoni, 48 sposi, 56 le persone denunciate dal 2014 al 2019, matrimoni combinati per raggiungere il permesso di soggiorno, ma stanno emergendo in queste ultime ore dei particolari anche se vogliamo così, abbastanza, come possiamo dire, da film da commedia all'italiana, nel senso c'era una signora intercettata al telefono, ha parlato dicendo appunto beh facciamo il matrimonio fittizio però la torta la devo comprare comunque anche, anzi ho comprato anche gli sposini da mettere sopra e poi chiedeva all'amica ma insomma che faccio dopo quando mi diranno puoi baciare lo sposo e l'altra risponde dagli un bacio a stampo oppure un Vittorio. signore che è andato in comune perché voleva appunto fare la so sì. No, più tardi ascolteremo insieme anche parti di questi discorsi, come dici te, di altri tempi. Però io approfitto perché qui con me c'è Gianettore Gassani, avvocato matrimonialista. Avvocato, io ho il sospetto che Livorno sia solamente uno dei tanti luoghi dove avvengono queste cose in Italia. È la punta dell'iceberg di un fenomeno piuttosto radicato, tanto è vero che a Roma, Lecce e Palermo hanno iniziato per primi. I magistrati hanno sgominato una vera e propria associazione criminale collegata sia con la mafia italiana che con quella straniera, perché il business dei matrimoni per finta, quelli truffa, è un business molto molto radicato, perché basti pensare che le tariffe di Livorno sono 8.000, ma abbiamo notizie anche di 15.000, di 20.000. Quindi a secondo il luogo, magari A Italia, seconda del Nord. luogo o del livello di difficoltà, anche del periodo. Adesso in questo momento evidentemente i prezzi sono calati. Io a Vittorio invece in tuo caso voglio chiedere, abbiamo sentito che la tabella di Livorno era 8.000 euro, ma questi soldi a chi andavano, Vittorio? Eh beh, questi soldi a chi andavano? In parte all'organizzazione, poi soltanto una piccola parte agli italiani che accettavano di contrarre matrimonio con gli stranieri, quindi considerate che su 8.000 euro più o meno entravano nelle tasche di queste persone, e lo abbiamo fatto vedere anche nel servizio, vedremo fra un poco, persone che avevano bisogno di denaro e purtroppo anche persone che erano schiave della droga e che avevano bisogno di soldi e quindi accettavano questo. Nelle loro tasche andavano dalle 700, 1.000, massimo 2.000 euro. Com'è Marcello, c'è il colonnello Gabriel Baron al quale vogliamo, se vogliamo fare delle domande. La prima che vorrei fare è proprio questa: come siete entrati in contatto con questa vicenda? Come l'avete scoperta? L'attività nasce dal contrasto al traffico di droga nella città di Livorno. Abbiamo individuato delle persone che avevano una capacità economica apparentemente ingiustificata. E poi abbiamo scoperto che questa derivava proprio dal compenso ottenuto per organizzare dei matrimoni combinati con persone del tutto sconosciute. I dati che ho dato sono corretti, 2.000 euro più o meno prendevano queste persone, il resto Sì, andava il resto, all'organizzazione. diciamo, il prezzo di circa 8.000 euro era ripartito tra i vari membri dell'organizzazione. Marcello, circa un Sì, volume aspetta un d'affari, attimo, Vittorio. parliamo tra i 150 e i 2.000 euro.
Vittorio, però ascoltiamo insieme le testimonianze di alcune persone a conoscenza di questi falsi matrimoni. Sentiamo insieme. Ci stanno i domenicani sposati, matrimoni combinati, non lo so. Facciamo le cose a modo, ho comprato anche gli sposini di plastica da mettere sulla torta. A parlare una donna italiana di Livorno, intercettata al telefono dagli uomini della Guardia di Finanza, mentre si organizza per festeggiare, si fa per dire, il suo matrimonio. Matrimonio fittizio, combinato per facilitare il permesso di soggiorno a un cittadino dominicano e per far intascare a lei qualche migliaia d'euro. Un bel business quello interrotto dalla Procura di Livorno, secondo la quale tra il 2014 e il 2019 si sarebbero celebrati 24 matrimoni fittizi, 56 ora le persone al momento denunciate e un domenicano di 55 anni è in carcere. Secondo l'accusa reclutava italiani non abbienti, a volte anziani o giovani purtroppo schiavi della droga, bisognosi di soldi, e organizzava matrimoni con stranieri in cerca di scorciatoi appunto per ottenere il permesso di soggiorno. Costo delle nozze fittizie intorno agli 8.000 euro. Solo una piccola parte finivano nelle tasche degli italiani che contraevano matrimonio. Queste, secondo alcune indiscrezioni, sarebbero le vie dove il dominicano, ora agli arresti, insieme ad altri presunti complici, reclutava sposi italiani, facendo affari con i suoi concittadini. Voglio sapere se avete sentito parlare di questa storia dei matrimoni combinati proprio in questa zona. No, no, io no, non so nulla io. Lei è dominicana anche? Sì, però sono sposata, ero sposata con un livornese da 10 anni. Lei ha sentito di questi matrimoni che combinavano? No, che c'era proprio un domenicano che organizzava tutto questo, no, proprio no. In questa zona? Non ne so nulla. Ignari della truffa gli impiegati di stato civile del comune che celebravano i matrimoni, ma le indagini sono ancora in corso. Io voglio chiedere al colonnello Baron come siete riusciti a scoprire questa truffa. Abbiamo sentito, la città a quanto sembra non era a conoscenza di quello che avveniva. Colonnello, ha sentito la domanda? Sì, la nostra attività di controllo del territorio ci ha portato a individuare queste persone che frequentavano aree della città condizionate da fenomeni di spaccio, e tra queste persone abbiamo individuato dei soggetti organizzatori delle nozze combinate. Sono però sia italiani che stranieri, da questo punto di vista, come dire, c'era una bella complicità. Complessivamente gli indagati sono 56, sì, complessivamente sono 56 soggetti indagati, 28 cittadini italiani e 28 di nazionalità estera. Ora vediamo, ascoltiamo insieme, colonnello, una intercettazione che ci fa capire come procedevano i pagamenti. Sentiamo. La prossima cosa che lui farà sarà diverso. Quando firmano, quando vanno a fare la data, devono dare 2.000 euro. Quando fanno la cosa dell'anello, altri 2.000. E alla fine altri 2.000. Avvocato, ci sono età dove questi matrimoni sono più frequenti oppure no? Riguardano giovani e anziani? Ma di solito riguardano persone poco abbienti, ma anche anziani. Basti pensare al caso tragicomico di una donna di Torino di 86 anni che sposò 5 anni fa un transessuale marocchino di 28. È normale che la Guardia di Finanza e i Carabinieri sono intervenuti, anche perché poi le segnalazioni sono state tante, ma è un fenomeno, ripeto, particolarmente radicato soprattutto nelle realtà povere o comunque nei quartieri poveri, e a volte anche per 2-3 mila euro si rischia di essere incriminati per truffa. Attenzione, quello che sta succedendo ha una rilevanza penale enorme. Perché ottenere la cittadinanza italiana in questo modo significa poi usufruire di una serie di diritti. Sappiamo che il matrimonio spalanca le porte di tutti i diritti, sana sempre tutto. E ovviamente tutto ciò significa poi che in termini di pensioni, in termini poi di congiungimenti familiari, è facile bypassare le leggi. In 2 anni addirittura si ottiene la cittadinanza italiana. E se ci sono figli, ma in questo caso non è, addirittura in un anno. In un anno solo. Vittorio, le forze dell'ordine, tu l'hai accennato prima, hanno identificato il giro di affari, di quanti soldi stiamo parlando lì a Livorno?
Allora, innanzitutto le indagini sono ancora in corso. In questo, diciamo, arco di tempo, che è dal 2014 al 2019, si parla addirittura tra i 150 e i 200 mila euro, quindi un cospicuo giro d'affari. Questa persona, che ora è agli arresti, di 55 anni, era appunto l'organizzatore insieme ad altre 10 persone, quindi c'era tutta una struttura che organizzava, e di volta in volta prendevano questi soldi da parte di queste persone e quindi poi venivano spartiti appunto all'interno dell'organizzazione, ma il grosso rimaneva nelle loro mani, non nelle tasche dei poveri disgraziati italiani, tra virgolette, lo dico tra virgolette, questo, che accettavano questo tipo di cose. Io voglio chiedere a Rosario, 200.000 euro che abbiamo sentito l'avvocato, dobbiamo moltiplicare per n realtà territoriali. Per molti n, per molti n. Sì, perché è una bella truffa. Si parte dal concetto, guardate, che è stato detto anche dallo stesso maresciallo, guardate, è difficile prendere, cioè se uno non delinque, queste questioni sui matrimoni, insomma, è difficile che uno se ne accorga, denunci e che altro, e quindi è gioco facile, per così dire, organizzare queste cose. Poi ci sono anche sistemi organizzativi molto impegnativi, molto importanti, che naturalmente lucrano su questa vicenda. Guardate che non ci sono solo i matrimoni, ci sono anche le certificazioni di conoscenza della lingua per poter poi accedere a ricongiungimenti ed altro ancora. Cioè la partita è una partita molto grossa. Allora, bene che le istituzioni siano riuscite a, diciamo così, a scoprire questo giro d'affari, perché i diritti non si comprano, i diritti o si devono avere oppure non si devono avere. Bisogna, in buona sostanza, ottenerli regolarmente. Allora, grazie alla Guardia di Finanza e grazie anche se continuano le indagini rispetto a queste questioni, che sono questioni assai rilevanti. Certamente poi in questa vicenda ci sono anche dei veri e propri paradossi. Ascoltiamo ora questa intercettazione dove un uomo vuole separarsi, ma non ricorda neanche il nome della moglie. È così. Ti? Com'è? Bene. C'ho quel problemino lì che non mi riesce a trovare i dati di lei. Io non so cosa dirti. Perché non posso fare il divorzio, sono bloccato. Praticamente io ti avevo detto di andare lì sopra, all'anagrafe lì. Ci sono stato. Mandato dei fogli da far per la separazione, però questi fogli li devo compilare con i dati di lei, capito? E io i dati di lei non ce l'ho. E io non ce l'ho nemmeno, caro. E come si può fare? Mi la puoi dare una mano a chiamare il suo fratello o qualcuno? Vittoria, ad ascoltare queste intercettazioni sembra che i due sposi non si siano proprio conosciuti neanche il giorno del matrimonio. È capitato dalle intercettazioni che stanno emergendo, appunto, questi non si conoscevano. Ma tra l'altro l'organizzazione nel caso cercava anche e trovava i testimoni. Dicevo in apertura appunto di una persona che era andata in comune perché voleva fare una sorpresa alla sua compagna, finalmente aveva deciso di sposarla, ma è andata lì e ha trovato all'anagrafe, all'ufficio, che la signora, la sua compagna, che avrebbe voluto prendere in matrimonio, era già sposata con un domenicano più giovane di lui, di 15 anni. Quindi stanno emergendo davvero dei particolari incredibili in tutta questa vicenda. Ma non è uno scherzo, no. Perché la denuncia è seria, colonnello, cioè questi rischiano davvero tanto. Sì, i reati che sono stati contestati a tutti gli organizzatori, agli sposi italiani, è quello di favoreggiamento all'immigrazione clandestina. Agli stessi, in più agli sposi stranieri, è contestato anche il reato di induzione in falso in atto pubblico, avendo ingannato i pubblici ufficiali che hanno celebrato le nozze. Quindi rischiano dai 4-6 anni, insomma, cioè non è uno scherzo, e soprattutto, come avete detto bene in studio, questa è una grandissima truffa, perché i diritti non si comprano in questo modo. Non c'è dubbio. Avvocato, allora abbiamo detto falsi matrimoni, che però hanno un valore legale vero fino a prova contraria. La curiosità che ho io in questo momento è quanto duravano questi matrimoni fittizi? Ma questi matrimoni fittizi non sono mai iniziati, quindi non hanno perché essendo una truffa
invalidato? Nel senso che sono sposati per lo Stato fino a quando non interviene la Guardia di Finanza che li scopre, praticamente rimane agli atti dell'ufficio Stato Civile che quei due sono sposati. Parliamo di un fenomeno. No, quindi sono matrimonio fino a prova contraria, sono validi. Sono sposati al 100%, fino a quando non interviene l'autorità giudiziaria o la polizia giudiziaria che può sgominare queste bande. Basti pensare che si calcola che i matrimoni combinati in Italia siano circa 8.000. L'anno. Ogni anno. Questo è un calcolo ovviamente legato a delle stime. In Italia sono 30.000 matrimoni misti all'anno. Ovviamente la stragrande maggioranza dei matrimoni misti sono veri, sono d'amore, e credo che il matrimonio misto sia forse il più bel ponte tra le culture. Ovviamente in questo fenomeno ci sono anche questi criminali, perché tali sono. Ma lei è capitato mai che qualcuno le chiedesse di divorziare da un matrimonio finto? Mi è capitato una volta, sì. In questo caso quello che abbiamo sentito non ho accettato l'incarico, ma mi aveva detto chiaramente è stato un matrimonio falso. E io chiaramente ho detto non mi occupo di questo, ma come ci sono le separazioni finte per eludere il fisco, ci sono i matrimoni finti per eludere altre leggi. Rosario, dimmi. Una cosa che mi preoccupa alquanto, attenti che dietro non ci può essere solamente il desiderio di avere un permesso di soggiorno e lavorare normalmente o che ha. Guardate che ci può essere anche il tentativo di reclutare nella malavita organizzata del nostro paese particolarità, particolari specializzazioni che adesso non sto neanche a dire perché sono veramente negative e pericolose. Ecco perché io ringrazio la Guardia di Finanza, le istituzioni a intervenire su questo, perché c'è anche questo pericolo. Ma io credo che ci siano dei magistrati che lavorano giorno e notte per questo fenomeno. Io sono ricordo 100 persone hanno lavorato a questa inchiesta. Sì, ma basti pensare, io ricordo nel 2009 la prima inchiesta proprio a Roma. Ci sono magistrati specializzati, perché per lo Stato italiano un modo di bypassare così la nostra legge è un dramma. Certamente è un dramma, sì. È vero. E allora ascoltiamo però questa intercettazione, nella quale un uomo viene a sapere che la sua futura sposa in realtà già era sposata. Tua amica mia. Mi hai tradito. Non ti ho tradito. Una firma e basta. Mi senti? Chi è? Sono il compagno della mamma di... Dimmi. Siccome sono venuta a sapere oggi che lei ha fatto matrimonio con questa roba qui, non so chi è. Cosa c'è? Io ho chiamato per fare la separazione, perché non sapevo mai. Ho saputo oggi proprio tramite il foglio del comune, perché volevo sposarla. Mi hanno detto no, la signora è sposata, capito? Sì, aspetta, non ti sento. Ascoltami, ascoltami bene. Se no, questo qua che è sposato con la mamma di... non va a fare separazione domani mattina. Credimi, io ti rimballo tutti quanti. Vado in questura domani pomeriggio, io ti rimballo te e tutti i matrimoni che avete fatto. Io non so cosa dirti. Ascolta, lui deve andare domani mattina. Io non sono a Livorno. A me non me ne frega. A me non me ne fregano 10. Allora te ne vai a te e i tuoi pasani di... Insomma, un bel ambientino. Bisogna dire che questo tipo di organizzazione aveva... come dire, anche delle capacità limitate di organizzare bene queste truffe. Comunque vedremo gli inquirenti. A questo proposito, Vittorio, le indagini sono chiuse oppure dobbiamo aspettarci altri di queste, come dire, di queste meraviglie? Ma rivolgiamo la domanda al colonnello. Non sono chiuse le indagini, si sta ancora lavorando. Gli episodi in corso di approfondimento lasciano ipotizzare che il fenomeno sia ben più esteso, come abbiamo quindi sentito. Quindi non soltanto 24 matrimoni in questo lasso di tempo, ma potrebbero essere addirittura di più. Assolutamente sì. E tra le singolarità che sono emerse, in alcuni casi vi era anche una differenza d'età rilevante tra gli sposi. In due casi gli sposi anziani sono deceduti poco dopo il matrimonio. In un'occasione la donna, una dominicana quarantenne, ha ricevuto anche la contestazione del reato di abbandono di persone incapaci di provvedere a se stessa, in quanto subito dopo le nozze si era allontanata dal marito, che era mancato per gravi malattie. Appresa la notizia della morte del coniuge, la donna è tornata in Italia, si trovava all'estero e ha volturato a proprio vantaggio il contratto di una casa popolare. Quindi ha chiesto pure l'eredità, insomma. Vabbè, allora, bene, io naturalmente auguriamo alle forze dell'ordine, alla Guardia di Finanza, di
di scavare ancora di più, però Rosario, io lo voglio dire chiaramente, questo reato è un reato che è diventato, secondo me, serio oggi, perché non... come dici te, centro di mezzo i diritti, perché se uno ci pensa, i matrimoni combinati, io mi ricordo ancora il film di Sordi con la cardinale, no? Che si facevano matrimoni per procura. Qui invece è un altro livello. È assolutamente, ma ce n'erano anche di altra natura. Vi ricordate le badanti con gli anziani? Come santa no? Pazienza. Cioè. Io in quei casi, sapete che parteggiavo per quei patrimoni, per quei matrimoni? Perché dicevo, anziani abbandonati, proprio che nessuno li è, e a questi si sposavano con la badante. Viva l'amore! Io ero per loro, partecipavo per loro. Semmai andavo anche a fargli da testimone. Qui è un altro... non sono molto d'accordo. Insomma... Lo so. Però lì c'è tutta un'altra discussione da fare. Sai quante volte qui... la donna viene lasciata, una moglie anziana, perché il marito scappa con la badante che ha 50 anni di meno? Guarda che c'è un fenomeno. Rosario, quello che dici, ma... Rosario, lui è avvocato matrimoniale, lo ma sa. Lo so bene, sai quanti signori vengono da su l'avvocato, sono disperata, mio marito è scappato da giovane. È chiaro ed evidente che io non sono certamente per fare... No, è chiaro. Era un paradosso. Alcuni casi dove gli anziani sposavano la badante perché rimanevano da soli e avevano i familiari veramente incredibili, io parteggiavo per quegli anziani. Va bene. Allora, io ti ringrazio Rosario Trifletti, naturalmente ringrazio il nostro avvocato Giannettore Cassani. Grazie, e naturalmente ringraziamo il colonnello Gabriele Baronne Vittorio Introcaso da Livorno. Andrea, un'altra truffa mi sembra.